E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Finalmente, cari miei, è giunto il grande momento di descrivervi il mio nuovo computer che è arrivato proprio esplodendo in questa camera come se fosse una bomba atomica, rendendomi ultra felice. Allora, ve lo faccio vedere al volo da fuori. Allora, il computer è questo qua. Se mette a fuoco, ovviamente. Metti a fuoco. Questo qua. È praticamente, allora, davanti. Questo è il suono, ovviamente, delle ventole, che sono... vabbè, sono rosse. Poi di lato c'è questo vetrino che praticamente mi permette... vediamo se riesco a farvelo vedere. Lasciato stare i cavi là dietro, che è un disastro. E vabbè, qui c'è il mio telefono ovviamente che sta registrando. E qua dentro vedete tutto il vario cablaggio e le varie cosine. Ha uno scatafascio USB, per fortuna, che mi permettono di collegarci tutte le varie lucette e le varie cagatine. Io spero che questa cosa stia dritta e che mi abbia messo a fuoco, perché sennò bestemmio. Allora, vi lascio tutte le caratteristiche del PC in descrizione, senza che ve le sto a elencare qua, tipo l'accendina. Così se volete cercarvi qualche componente eccetera potete farlo tranquillamente. È un computer, allora vi dico, ho speso esattamente 1070-80 euro. Magari online, e se ve lo montate da soli, riuscite anche a spendere meno. Io ho speso abbastanza, perché comunque ho voluto curare anche un attimino l'estetica. Ho speso un attimino di più per il case, 2-3 led qua e là. Ci ho speso un pochino di più per alcune cose. Lo stesso computer magari con un case più stupido e 2-3 cose in meno, spendete sotto 1000 euro sicuro. Era un computer che assolutamente mi serviva, perché come chi è stato in live, vi invito ovviamente a seguirmi su Twitch, seguitemi su Twitch Instant. Pausa di 5 secondi con schermo nero e musichetta per seguirmi su Twitch. E altri 2 secondi per seguirmi su Instagram, sempre in descrizione. Che finalmente abbiamo creato l'Instagram di Devil Joe, non di Andrea, ma di Devil Joe del canale. Quindi lì condivido solo esclusivamente roba del canale, da gaming, World of Warcraft, tutto quello che riguarda il canale, streaming, eccetera. È un computer che mi permette di giocare, per esempio, a Monster Hunter Ultra, tutto Ultra, movimento fogliame, tutte le cose più pesanti che possono esistere, tengo Ultra e mi fa oltre 60 fps. Io perché l'ho bloccato a 60 fps? Perché... più di quello non me ne frega un cazzo di avere, è inutile che sto a sforzare il computer a fargli fare 100 fps quando non mi servono assolutamente un cazzo, anche perché il monitor che uso è 1080-60 fps, quindi inutile che lo faccio girare a 120. Abbiamo creato finalmente poi la nuova emote di Twitch, per fortuna grazie a un iscritto che è stato gentilissimo a crearmela, veramente bravissimo, e ringraziamo lui. Abbiamo cambiato anche poi tutte le varie impostazioni, vi lascio un'immagine qua, tutte le varie grafichette, sempre su Twitch, delle varie Facebook, YouTube, Telegram, Spec, eccetera. Quindi fatemi sapere che ne pensate anche di quello. In futuro cambieremo anche gli alert, adesso a breve, e speriamo di raggiungere a breve dei sub, un numero di sub maggiore, così che posso aggiungere ancora più emote. Più sub o più emote posso mettere, io ne ho mille idee, però non me le posso mettere ancora perché... si sbloccano ogni tot i sub, adesso non mi ricordo quanti, però ogni tot. Purtroppo non riesco a tenere World of Warcraft al massimo, semplicemente perché il tizio che mi ha assemblato il computer mi ha spiegato, che anche lui è un giocatore di World of Warcraft, mi ha spiegato che World of Warcraft, essendo di base, come dicevamo ieri in live, un gioco vecchio, quindi è un gioco che sfrutta non al massimo il processore. Voi potete avere, che per esempio, il processore con 8 core, però il World of Warcraft ne va a sfruttare sempre 2. Sempre due, e per questo non riesco a tenere World of Warcraft al massimo. E magari invece tengo, che ne so, Battlefield 1 a Ultra, tutto. È un gioco mille volte più pesante a livello grafico, però ci riesco, perché è ottimizzato meglio. World of Warcraft invece è un gioco che permette di far giocare a quelli che hanno un computer del cazzo, come già avevo io prima, al gioco, mentre a chi ha un computer un po' più potente lo fa comunque, lo fanno fermare a un certo punto, perché per giocare a Ultra con tutto al massimo su World of Warcraft e fare oltre 100 fps dovete avere almeno 1700 euro di computer. Ecco, ci vuole magari una 1080, così dovete spendere un po' di più, però non me ne frega un cazzo, lo tengo a 7-8 e me va bene così, tanto World of Warcraft non c'ha una grafica così potente o bellissima che si veda la differenza tra 7 e 10, non cambia niente quasi. Quindi questo video è sicuramente per dirvi che ho questo nuovo computer che mi permetterà di fare tantissime altre cose e di portarvi più giochi in streaming, perché ovviamente non possiamo focalizzarci solo e esclusivamente su World of Warcraft. Ovviamente lo porterò, sarà la punta di diamante ovviamente
cavallo di battaglia del canale, ma non sarà solo esclusivamente quello. Porterò Monster Hunter, che è un gioco che piace tantissimo e sono sicuro che piace anche a voi perché qualcuno me l'ha chiesto. Porterò qualche volta Fortnite, molto probabilmente in futuro martellerò su League of Legends perché gioco con questo mio amico che lui è molto molto forte e mi impara le strategie eccetera, insomma a me diverte molto, quindi molto probabilmente porteremo anche LOL. Quindi per adesso spazieremo un po' qua e là, dopo magari porterò anche altri giochi random, adesso vedo. Comunque a seconda di quello che mi tira, o secondo magari se esce un gioco nuovo, lo porto. Così che rimaniamo sempre aggiornati e non stalliamo sempre su World of Warcraft. Mi sono fatto anche il piercing nuovo, che non so se si vede, me lo sono fatto esattamente stamattina. Non mi ha fatto per un cazzo male, quindi GG, va bene. E comunque sì, sono un sacco bianco perché ho la luce contro. Vabbè. Ho messo anche sul canale di Twitch un About Me, quindi magari un po' di informazioni sulla mia persona. Quindi se c'è qualcuno che mi chiede, che ne so, che lavoro fai, che studi, eccetera. Sta scritto tutto là. Però ovviamente se avete qualche altra domanda non esitate a chiedere perché ci mancherebbe altro. Rispondo sempre a tutti, come faccio su Instagram e Telegram e sui vari social. Rispondo sempre a tutti, tutti possono confermare. Quindi io spero, video brevissimo proprio aggiornarvi rapidamente del computer nuovo, quindi che posso spaziare un po'. Io sono molto carico e spero vivamente che le persone si caghino molto di più World of Warcraft in Italia, come ho già detto altre mille volte, ma che soprattutto il canale vada sempre meglio. Io ci metto sempre del mio, come potete vedere. Adesso sì, mi sto spostando un po' più su Twitch perché c'è un rapporto molto più figo lì. Cioè, botta e risposta, la gente in chat parla sempre, anche se ultimamente siamo un po' sempre gli stessi. Però non fa niente perché c'è sempre questo botta e risposta. Quindi giocare devo giocare, voglio giocare. Molto meglio se lo faccio in compagnia piuttosto che da solo, come un cane. Quindi se anche voi magari ci sono persone che magari giocano, mi tengono in sottofondo e magari fanno qualche domanda. C'è chi gioca a LoL, c'è chi gioca a Warcraft e mi tiene in sottofondo. E magari viene in mente di fare qualche domanda ogni tanto. È spettacolare, io sono contentissimo così. Però speriamo che piano piano cresciamo sempre di più e siamo sempre di più. Quindi, brevissimo video che è giunto al termine. Noi ragazzi ci vediamo. Non riesco ad avere una programmazione sempre fissa su Twitch perché è un po' variabile. Però almeno 3-4 giorni a settimana cerco di streamare. E su YouTube, quando posso, riesco a fare un video in maniera decente, lo faccio. Perché non voglio ricaricare come fanno tutti semplicemente da Twitch a YouTube, anche perché non posso farlo, che faccio, carico 2 ore di live a caso e sta a rielaborare magari 2 ore di live, troppo dispendioso, troppo faticoso, preferisco fare un video diverso per cazzi miei e basta. Quindi noi ci vediamo in live, ovviamente, seguitemi su Instagram, fondamentale, e su Telegram perché scrivo sempre lì quando vado in live qualche cosa, sondaggi, quindi se siete lì non vi perdete mai niente. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.